Raga, eccoci qua. Adesso, dopo aver lasciato il barbiere, stiamo per portarvi, adesso vi faccio anche vedere il marasma di persone che c'è qua davanti, stiamo per portarvi in una chiesa abbandonata pazzesca. Viene chiamata la Chiesa Gialla. Con noi chi c'è? Chi c'è? Chi sei? Tu chi sei? No, no, devi cancellarlo. Lui? Il solito Nico. Nico. Lorenzo. Il Rizzi. Stefano. Stefano, raga. Tutti pronti? Qua si entra e qui c'è il Beppe, raga. Quella. Dove siamo qua? Oh. Siamo a Città del Vaticano. Incredibile, raga, è veramente un peccato, cioè, perché se uno entra pensa che magari è solo una chiesa di paese, ma obiettivamente guardate qua tutto il guano di piccione e tutto quanto, cioè, per quanto sia abbandonata, nel paese non ci sia nessuno, ma è veramente un peccato vedere una roba del genere abbandonata. Guardate anche gli affreschi, come nonostante lo stato di abbandono siano tenuti ancora molto bene, probabilmente perché c'è stata una ristrutturazione da parte di qualcuno per forza. Però guardate anche il guano, cioè continua, cioè è incredibile veramente. Guardate il soffitto, cioè era anche stupendo il soffitto, eh. Guardate qua, una piccola chiesetta. Questo era il confessionale, molto probabilmente. Dove la gente probabilmente si confessava. Da qua era la parte dietro dove appunto il parroco, comunque il sacerdote o il vescovo diceva messa, e là la poca persona, le poche persone che appunto stavano, frequentavano la chiesa, ecco. Però guardate che bello anche. Cioè, vorrei farvi notare, raga, che quella luce che voi vedete non è la luce di qualche lampadina o quant'altro, è la luce esterna proprio. Guardate qua. Anche qua un altro affresco, raga. Qui probabilmente un'altra saletta, magari del parroco, del sacerdote, dove si vestiva o magari si preparava prima del, appunto, della messa. Guardate qua. Cioè, guardate in che stato si ritrova, raga, veramente un peccato, perché comunque anche se con poche persone è un peccato lasciare una chiesa del genere. Qui, raga, come vedete, si va su. Queste scalette in legno piene di guano, veramente. Ripeto, che peccato. Qua c'è il prof Rizzi che sta lasciando una lezione. Davvero bella, comunque si conserva molto bene per le pitture. E... aspetta, questo è tipo che mi sto palpettando. Di solito lo fai così. Ogni tanto sì, alle volte no. Ma davvero bella, veramente. Guardate. La posizione che è molto isolata, quindi questo mi ha garantito anche una buona conservazione, ma allo stesso tempo non è più utilizzata neanche per questo. Chiaramente, anche perché è paesino molto piccolo, chiesa trascurata dove magari c'erano pochi fedeli e quindi in automatico
anche il Vaticano perde di interesse a tenere aperto e a seguire un posto del genere. Poi dietro c'è una canonica che è stata un po' riverniciata all'esterno perché era stata vandalizzata 12 anni fa, si vedono delle immagini su Google Maps. L'unica volta che c'è passato Google Maps. Incredibile. Bella in tessuto. Non so se si è dormito qualcuno in passato. Guardate che belli i dettagli, raga. E qua davanti a me c'è un bellissimo organo. Barra pianoforte, barra strumento musicale ecclesiastico. Guardate qua. Questo tenuto bene dovrebbe avere anche un grande valore, secondo me. Anche secondo me. Avete provato a vedere se funziona? Ho provato, ma non funziona. Penso che si connette alla corrente e poi dovrebbe funzionare. Ah, chiaro. Però appunto anche gli strumenti, i flauti. Pensa a te, guarda qua. Flauto ottaviano, ripieno di Gesina, ripieno grande gran giuoco principale Ottaviano Bordone. Eppure la voce celeste è vero, vabbè, oboe ottava. Scendendo, raga, si esce sul retro della chiesa. Come vedete, qua c'è tutto il parco esterno, naturalmente non curato, con la vegetazione che piano piano sta prendendo il sopravvento. E poi c'è una seconda struttura, che è questa qua. Come vedete, già qualche primo vandalo barra scemo ha lanciato qualche barattolo fuori. Entrando di qua si nota questi affreschi. Questi bellissimi affreschi post seconda guerra mondiale. Sono passati pure gli anarchici, molto bello. Ah, è vero. Segni dell'anarchia. Questa sicuramente è stata una zona molto più tempo, perché proprio i segni delle infiltrazioni si vedono molto. Sì, anche il controsoffitto, guarda come sta cadendo lì, come è caduto. Questione di tempo a caso del punto. Questa crepa qua è molto brutta. Cavolo, è vero, guarda qua. Qui questione di tempo e peggiora questa. Anche perché è verticale e poi va a tagliare totalmente in maniera orizzontale. E fa il giro di quasi tutta la stanza. È vero. Cavolo, guarda qua. Dall'esterno sembra messa meglio perché è stata riverniciata, però all'interno gli anni di abbandono li sente tutti. Sì, sì, sì. Stanza vuota, raga. Lo vedete? Lì ci sono i vari contatori di una volta. Grazie, fra. Guardate qua. Chi è? Eccolo! È interessante, guarda. C'è anche un posto profondissimo. Davvero? Vabbè, adesso mi hai fatto venire voglia di andare di là subito, però. No, vabbè. E qua? Fra, ma dove stiamo andando? Non lo so, vediamo. Ci sono i mostri qua sotto. Non vorrei rovinarvi la magia, non c'è un cazzo. Alien versus Predator. Cioè, ma guardate qua, raga, i sotterranei. Qua, molto probabilmente, la chiesa ci teneva le persone possedute. Vedete, qua ci sono i ganci dove probabilmente le persone venivano legate e le persone possedute le tenevano qua sotto, lontano da tutto e da tutti, vedete? Non gli facevano entrare neanche la luce del sole. Incredibile. Secondo me era anche una piccola colonia, ipotizzo, magari ci venivano i bambini, ma non lo so. Noi ipotizzavamo che venissero messe qua le persone magari possedute che avevano bisogno di
essere estraniate dal resto delle persone. Perché, allora, ti dico, può pensare un pensiero, può essere un pensiero stupido, però questi ganci qua, cioè, boh. Ma non si offendevano anche dei prodotti, ipotizzo, comunque come salumi. Sì, però è un po' strano come cosa. Però bello, ma è bello questo. È caratteristico. Torce sono importantissime. Ah, sì. Aiutami, mi hanno chiuso dentro. Dove siamo? La villa dell'imperatore. Porco. Sono chiuso dentro. No. Sì, la proprietaria, magari. Ragazzi, ci hanno chiuso dentro, raga, non possiamo più uscire dai sotterranei della chiesa maledetta. No, ma c'è quel video fa, la proprietaria ci ha chiuso dentro. Ed è sempre lui, raga, è sempre lui che fa dei casino nei video. Lui, vedete questa brutta persona qua, wanted, wanted. Venga, venga, si affacci dentro. Qua ci sono i bagni. E qui invece c'è una sorta di lavandino. Cos'è, una lavatrice questa? Sì, una lavatrice. Ah, una lavatrice. Ah, pozzetto. Una lavatrice, una lavatrice. Tessuti resistenti. Vediamo cosa c'è dentro. C'è dentro quei vestiti. Magari c'è la tunica. No, non c'è niente. Ah, si mettono da sopra. Sì, sì. Quelle a pozzetto le metti così, sì. Chiude. Ma anche quelle nuove. Io nella vecchia casa c'avevo una lavatrice così. Carichi, chiudi lo sportello e fai partire. Allora, raga, se questo video raggiunge i 50.000 like, io scendo di qua insieme a te, Urbex. Raga, solo 50.000 like e io e Teo Urbex scenderemo dal pozzo maledetto della chiesa gialla. La cucina l'hai ripresa? Con la cucinotta? Cavolo, ma c'è anche il cucinotto qua. C'è anche su. Cerotti. Ci sono delle pile. Del colore che ormai si è seccato. Prodotto verniciante. Detti fornelli. Ah, su non mi piace. È successo una cosa con la porta. Ma c'è dentro? È successo una cosa con la normale. Cioè? Sono entrata nella stanza, mi sono riempita di brividi. Amen. Mi sono riempita di brividi. Allora ho acceso la ghost box ed è uscito fuori. Gli ho detto se c'era qualcuno, ha detto sì. Ha detto io. E poi gli ho detto come ti chiami? E ha detto 66. E poi gli ho detto se si facevano delle messe qua e ha detto prete. E ha detto dov'è il prete? Tempo di dire dov'è il prete? Ha detto qui. E sono andata via perché mi sono spaventata. Ok, raga. Va bene. Era lui il prete. No, qua non si altre stanze vuote, come vedete della stanza è rimasto solo il lampadario e per il resto è stato tolto tutto. Altro bottone, vedete raga, tante stanze vuote come sempre e infine l'ultima stanza che è questa qua, potrebbe essere di nuovo il lavello. Sì, è vero, lavandino e lì c'è il bagno, il water. Sono sporco tutto, lo so, grazie fra. Adesso tutti se ne stanno andando e rimaniamo noi da soli.
Questo qua era l'interruttore di una volta che spostavi a destra e a sinistra, incredibile. Guardate, devo dire che fa proprio ansia, cioè anche se sappiamo che non comporta nessuna cosa, però vederlo così fa veramente ansia. Guardate qua, qua probabilmente c'era secondo me un letto qui in questa zona, perché non ci si spiega se no quella luce lì, e là sicuramente ce n'era un'altra.